Questa sera primo consiglio comunale con giuramento, adesso è veramente sindaco di Santolcese. Sì, una serata importante, una serata di grandi emozioni perché è stata la serata del giuramento. È una grande emozione perché innanzitutto finalmente c'era il pubblico, quindi per la prima volta dopo mesi un consiglio comunale aperto al pubblico. Quindi giurare con la propria gente, con i cittadini, è stata una grande emozione. Poi una grande emozione perché comunque ho giurato al fianco del mio predecessore di Armando. È stata un'emozione perché normalmente succedeva l'inverso, io ero seduta e vedevo lui giurare. Invece questo momento è avvenuto l'opposto, come se ci fosse stato un simbolico passaggio delle consegne. Però come piace dire a me, non è stato un passaggio delle consegne, di fatto è un continuare un percorso che abbiamo iniziato insieme nel 2014. Lui insieme a tutti quanti noi, alla sua squadra, ha tracciato un percorso e ora dobbiamo continuare vecchi e nuovi in questo percorso, quindi in questa strada, quindi una continuazione. E poi diciamo una serata anche dove è stato comunicato i membri della giunta, sono entrati in giunta anche due nuovi assessori. E poi è stato comunicato anche le deleghe ai vari consiglieri. Io mi sono tenuta delle deleghe importanti, queste deleghe sono le opere pubbliche, l'urbanistica, l'edilizia privata, la pianificazione del territorio, i contratti e gli appalti, gli affari legali, le relazioni con l'esterno e i rapporti istituzionali. Ho la convinzione che questo gruppo che si è formato, questa squadra, sarà una squadra che metterà entusiasmo, spirito di servizio e per amministrare bene i prossimi 5 anni. È sempre un'emozione ricominciare dopo tante difficoltà che abbiamo avuto negli ultimi 2 anni. Le mie deleghe sono quelle, diciamo, che ho avuto anche in passato, quindi ho confermato l'ambiente, la polizia locale, la pubblica istruzione. Quest'anno ho l'onore di essere anche vice sindaco di Saradante, quindi per me, ripeto, è un passo avanti e un grande orgoglio. Sicuramente lavoreremo sulle cose che abbiamo in cantiere, che avevamo in cantiere prima del Covid, per cercare di portare a casa quei piccoli sogni nel cassetto che vogliamo a tutti i costi rimettere in piedi. Continuo con le deleghe della scorsa amministrazione, quest'anno ho acquisito anche la delega alle associazioni. Sono stati 2 anni molto complicati per i servizi sociali, in quanto la pandemia ha sicuramente portato a una rimodulazione dei servizi già esistenti. E con questa nuova ripartenza speriamo di poter incominciare di nuovo con tutti i servizi per i nostri cittadini, quindi per i bambini e i ragazzi, per la terza età e anche per gli adulti. Sono Riccardo Oliva, neoeletto consigliere comunale, assessore al bilancio, finanze, tributi, patrimonio, trasporti e personale del comune di Santolcese. Sono deleghe sicuramente impegnative in cui mi impegnerò molto a portare avanti l'ottimo lavoro fatto dai miei predecessori e dagli uffici comunali. Da quest'anno sono diventata assessore, faccio parte della giunta, ho mantenuto qualche delega, quella al turismo, ne ho prese di nuove, la cultura, i servizi demografici, i rapporti con la Proloco. Quali sono i progetti e gli obiettivi che ci siamo prefissati come squadra, io in particolar modo con queste deleghe? Quella di specialmente riprendere la socialità, quella che è sempre stato il nostro forte, con le associazioni, con i commercianti, con le attività produttive. Ci saranno tanti progetti, vogliamo ritornare tra la gente, in mezzo alla gente. Rimanete aggiornati perché abbiamo tanti, tanti progetti da svelarvi. Ne svelo uno, una chicca, i mercatini di Natale il 5 dicembre in collaborazione con la Proloco. Ci vediamo lì. Oggi è stato forse più emozionante dell'ultimo mio giuramento, perché è stato bello vedere questo percorso che per me è iniziato nel 2009, oggi essere di nuovo qua con i ragazzi e soprattutto ascoltare nelle parole di Sara Dante il suo giuramento e le sue linee di mandato. Quindi un lavoro che continua
che ormai insieme a lei sono 7 anni che lavoriamo insieme, perché è stata mia vice sindaco 7 anni, e questo giuramento da sindaco in un anno e mezzo difficilissimo per tutti noi. Quindi sono molto contento, sono chiaramente, io sono sempre emozionato, poi peraltro oggi mi hanno anche nominato Presidente del Consiglio, quindi ho anche, come dire, un ruolo forse ancora più importante, perché di gestione del Consiglio e soprattutto portare avanti quelli che sono i tanti lavori che il Consiglio Comunale di Sant'Olcese dovrà affrontare nei prossimi mesi. Sono Alessia Aru, sono un tecnico agrario, neo consigliere eletto in queste ultime elezioni, con delega all'ambiente, al territorio, a tutto quello che riguarda la mobilità sostenibile e il verde in senso lato. Mi occuperò di agricolo, di boschi, di gestione di boschi, e l'intento sarebbe quello di cercare nuovi finanziamenti per introdurre dei miglioramenti su tutto quello che è la salvaguardia poi del territorio e la promozione dell'ambiente. Io rientro carichissima con sempre le mie deleghe alle politiche giovanili, alle politiche europee e alle pari opportunità. Questo è un periodo di rinascita per tutta l'Europa e speriamo anche noi di poter essere sul trampolino di lancio. E che dire, manca alle pari opportunità, è questa la delega più difficile di questa storia, però è una delega molto ambiziosa. Innanzitutto verificare lo stato del nostro territorio, pari opportunità non solo tra i diversi generi, ma anche e soprattutto tra le diversità sociali che persistono e che sono accentuate e sono aumentate. Andare a verificare appunto lo status e poi successivamente capire come intervenire, se ci si riesce, con tantissimo entusiasmo.